Un'altra delle ospiti del centro SPRAR di Venafro è risultata positiva al Covid-19, tutti negativi invece gli operatori della struttura. A sostegno dell'ospedale veneziale e del sistema sanitario pubblico, oggi manifestazione ad Isernia, appello alla politica regionale, assente alla protesta. Il governatore Donato Toma ravvede spiragli di luce in merito alla vertenza GAM. Per il consigliere Iorio bisogna indire una gara pubblica per trovare un partner. Gli sguidi postali in diversi comuni della regione, sportelli aperti a giorni alterni, personale ridotto e lunghe file agli ingressi, alcune delle principali problematiche. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Sono tutti negativi i tamponi effettuati sugli operatori del centro migranti di Venafro e invece è risultata positiva una delle ospiti, contatto diretto della donna risultata contagiata nei giorni scorsi quando era stata trasferita all'ospedale Cardarelli di Campobasso per un ricovero. Si tratta di una persona, fanno sapere dalla direzione del centro SPRAR, già posta in isolamento, asintomatica e in buone condizioni di salute. Sono giunti da tutto il Molise nei pressi dell'ospedale veneziale di Isernia per l'ennesima manifestazione a difesa della sanità e del diritto alla salute per tutti. Numerose le critiche e le contestazioni alla classe politica molisana accusata di operare contro il bene comune. Lei in qualche modo sulle sue spalle, sulla sua pelle, ha visto gli effetti devastanti della gestione dell'ospedale di Isernia, che più passa il tempo e più si assottiglia. Purtroppo io non ho visto soltanto Isernia, io veramente ho lavorato per 10 anni all'ospedale di Venafro e ho visto anche che cosa è successo a Venafro e purtroppo ho riconosciuto gli stessi sintomi anche per quanto riguarda l'ospedale di Isernia. Però io sono una combattente, con me sono combattenti tutti i pazienti, tutte le persone deboli, fragili che hanno bisogno di sanità. Per questo io sono qua a testimoniare la necessità di una sanità corretta, di una sanità giusta, di una sanità pubblica per tutta la popolazione del Molise e credo che in questo momento le possibilità ci siano, si possono utilizzare dei fondi che diciamo per il Covid sono stati messi a disposizione per l'Italia. Adesso tocca solo a noi dover partecipare, non disinteressarci della cosa pubblica e di poter far sì che unendo tutte le nostre forze, tutte le nostre capacità, tutte le nostre conoscenze e quindi questo è un appello a far sì che tutte le persone che hanno competenze e capacità si mettano in gioco e collaborino in tutto sulla stessa, sullo stesso fine, cioè quello di difendere la sanità pubblica, a partire chiaramente dall'ospedale di Isernia, che è una zona che ha grandissime necessità e che sta attraversando dei momenti difficilissimi. Quindi il mio è un appello a tutti, ma anche un appello alle forze politiche affinché ci sia la condivisione. Purtroppo io ho subito anche la mancata condivisione del piano sanitario fatto dall'allora Frattura e dalla giunta Frattura. La stessa esperienza non è adesso ripetibile. Il nuovo atto aziendale deve essere condiviso con tutti i cittadini, con le forze politiche, con tutti i comitati, con tutti quelli che ritengono di dover partecipare. E questo è il nostro gioco. Noi dobbiamo sapere se è vero, come viene scritto già adesso dai giornali, che a Isernia ci saranno 0 posti per l'oncologia. Questo per noi non è possibile. Ovviamente dobbiamo cercare di capire se è vero o no quello che è stato scritto. Purtroppo temo sia vero, ma non ho possibilità di certezze e quindi chiedo ad alta voce che ci sia una condivisione degli atti, del piano aziendale, dell'atto aziendale, affinché tutti noi possiamo esprimere il nostro parere e possiamo fare una vera condivisione, non lasciando nessun pezzettino della regione Molise senza una giusta collocazione sanitaria. Ma la nostra classe politica rema nella stessa direzione della gente? La nostra classe politica? Non mi piace fare una battuta alla Renzi perché non condivido Renzi, però onestamente non pervenuta.
E non c'è pace per l'ospedale di Agnone, mentre tutti attendono novità sul suo rilancio, arrivano invece informazioni poco rassicuranti che riguardano l'imminente chiusura del centralino e del bar. Adesso più che mai, commenta Candido Paglione, sindaco di Capracotta, occorre insistere per ottenere il pieno riconoscimento dell'ospedale di area disagiata. È l'unica strada percorribile per salvare il presidio e con esso i diritti dei cittadini di una zona che è già fortemente penalizzata. Sotto diversi punti di vista. A tal proposito si potrebbe ricorrere alle risorse del Recovery Fund. Il consigliere regionale Andrea Greco ha inviato una diffida ai vertici ASRM per segnalare le carenze e le disfunzioni dell'organizzazione sanitaria territoriale circa le norme anti-Covid, problemi che coinvolgono i cittadini altomolisani ed espongono l'intera regione alla possibilità di nuovi contagi. In Alto Molise, infatti, quanti manifestano sintomi correlabili al Covid-19 sono costretti a percorrere oltre 50 km per la somministrazione del tampone. Questo perché, secondo l'organizzazione attuale, si può fare l'esame solo nel presidio territoriale Santissimo Rosario di Venafro. E voltiamo pagina, avvertenza GAM per il governatore Toma, ci sono spiragli di luce. Per il consigliere regionale Iorio bisogna invece procedere subito con una gara pubblica per la ricerca di un partner. La Regione attualmente è unica proprietaria della GAM, deve quindi proporre un progetto regionale di rilancio concreto. Queste le parole del consigliere regionale di maggioranza Michele Iorio. La via maestra è quella di seguire la mia proposta, aggiunge, adottare cioè politiche attive del lavoro per una parte dei lavoratori e proseguire sulla strada che individui il privato per portare a compimento l'accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per 40 milioni di euro, facendo ripartire la filiera avicola prevedendo ancora una partecipazione regionale. Ci si deve assicurare da un lato la prosecuzione della cassa integrazione, quindi garantendo la continuità produttiva, dall'altro si deve promuovere contemporaneamente una gara pubblica per la ricerca di un partner. Per il presidente della regione, Donato Toma, la situazione è sotto controllo e c'è uno spiraglio di luce. L'amministratore delegato dovrebbe presentare la richiesta di cassa Covid tra oggi e domani al massimo e stiamo andando avanti lavorando fianco a fianco con le segreterie del MISE. Continuano i controlli anti-Covid dei carabinieri di Isernia in un quartiere popoloso della città. I militari hanno sottoposto a verifica 5 persone che sostavano nei pressi di un esercizio pubblico non osservando il distanziamento sociale né indossando la mascherina di protezione tra lo stupore di altri avventori. Alla richiesta del motivo per cui non rispettassero le norme in vigore, gli interessati non hanno fornito alcuna giustificazione. I militari hanno quindi elevato contravvenzioni per complessivi 2.000 euro e invitando ad indossare la mascherina. È stato inchiodato dalle immagini di videosorveglianza il 38enne che, dopo essere venuto in possesso del borsello di un anziano, ha più volte utilizzato la carta di credito presente all'interno, prelevando dallo sportello di un ufficio postale diverse somme di denaro. Il malvivente è stato denunciato dai carabinieri di Mirabello Sannitico per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento. Questa mattina al convento San Pietro Celestino di Ripa Limosani la Polizia di Stato di Campobasso ha celebrato la ricorrenza del patrono San Michele Arcangelo. La cerimonia religiosa è stata officiata dall'arcivescovo di Campobasso Boiano Monsignor Giancarlo Bregantini. Il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio ha ricordato ai presenti l'importanza che riveste per l'intera società il compito che quotidianamente sono chiamati a svolgere le donne e gli uomini in uniforme, quello di garantire lo osservanza della legge nel rispetto della libertà di ogni cittadino. Il SOA, sindacato operai auto-organizzati, è al fianco dei genitori che a Lupara, in mancanza di un mezzo di trasporto sicuro e adeguato per accompagnare i propri figli a scuola a Casa Calenda, hanno deciso di non mandarli più a lezione. A Lupara i genitori di 22 alunni dell'Istituto Omnicomprensivo di Casa Calenda hanno deciso di mettere in atto una protesta sicuramente discutibile, ma anche pesante, seria e per molti versi complicata, quella di non mandare i figli a scuola. Tutto a causa della mancanza di un mezzo di trasporto adeguato e in sicurezza che possa accompagnare i loro figli a scuola, una scuola che si trova a Casa Calenda.
un servizio che viene meno e che minaccia il diritto allo studio, tra l'altro per i ragazzi in età di scuola dell'obbligo. Ad affiancare questi genitori il SOA e il Sindacato Operai Autoorganizzati, che li appoggia totalmente nella lotta per la difesa dei diritti. Parliamo tanto di ripopolare questi piccoli paesi, però poi effettivamente la triste realtà è questa, cioè ci sono dei genitori esasperati con dei bambini che addirittura gli viene meno il diritto quindi allo studio. Questa è una cosa vergognosa, anche perché chi ha delle responsabilità ancora sta con la testa sotto la sabbia. Parliamo dall'amministrazione comunale alla regione Molise, è anche parte del provveditorato agli studi. Io come sindacato questa cosa qua la devo denunciare ad alta voce, perché è vergognoso che parte della popolazione, quindi di un paese di 400 abitanti, è stato completamente abbandonato. Cioè devono fare tutti i giorni, i genitori devono portare questi bambini a scuola, ulteriori sacrifici, parliamo di crisi, quindi ulteriori problemi, parliamo addirittura di Covid, dove vengono quindi a mancare proprio delle norme, ci sono delle normative, quindi è gravissimo quello che si sta facendo. Una decisione che è maturata anche dalla impossibilità odierna di usufruire del trasporto pubblico. I pullman di linea, frequentati anche dai lavoratori e altri passeggeri, hanno orari non coincidenti con gli ingressi e le uscite degli alunni, costretti quasi sempre ad attendere i mezzi a volta all'aria aperta. I bambini delle elementari entrano a scuola alle 8:20, escono all'1:20 tutti i giorni tranne il martedì e il giovedì. Il martedì e il giovedì loro fanno il rientro e quest'anno con la rimodulazione degli orari i bambini escono di scuola alle 4:20, ma il pullman di linea passerebbe a prenderli alle 5, 5 meno 10, 5. Quindi diciamo che loro sarebbero 30 minuti, 40 minuti lì a scuola, però con un collaboratore scolastico. Il rientro previsto per loro sarebbe per le 5:20, 5:25, perché il pullman di linea ha delle coincidenze, quindi ha degli orari da rispettare. Quindi i bambini per un tratto di strada di 15 km, 15-16 km ci impiegherebbero, ritorno a casa, di un'ora e più. Per dovere di cronaca bisogna dire che l'incontro con la responsabile dell'ufficio scolastico regionale Paola Sabbadini si è chiuso con un nulla di fatto, motivando la necessità di interessare il prefetto di Campobasso, al quale si sono rivolte tutte le parti in causa, i genitori, il SOA e lo stesso ufficio scolastico. Aperture a giorni alterni, orari ridotti e lunghe file di utenti che attendono il loro turno negli uffici postali della regione. L'azienda Posta è chiamata a migliorare alcune situazioni. Con l'approssimarsi della stagione più fredda preoccupano le lunghe code all'ufficio postale di via Marconi a Trivento. Le restrizioni sanitarie impongono il distanziamento tra gli utenti, ma cittadini e amministratori sollecitano Poste Italiane ad aprire la sede anche in orario pomeridiano e di rimettere a disposizione della popolazione la struttura di via Torretta nel centro storico, chiusa da anni. L'appello del primo cittadino. Abbiamo un unico ufficio postale. Trivento è a circa 5.000 abitanti, è al centro di un comprensorio di un territorio vasto, è sede vescovile, c'è la zona industriale, ci sono tanti anziani e c'è il problema anche del rispetto delle norme Covid, quindi vediamo queste file interminabili dove appunto anziani e non solo anziani ovviamente sono in attesa di poter entrare all'ufficio postale. È un qualche cosa che è inaccettabile. Io sto portando avanti questa battaglia perché Trivento, appunto per come è grande, ha bisogno di sia dell'apertura, della riapertura al centro storico dell'ufficio postale, che è chiuso ormai da anni, considerando appunto i tanti anziani che ci sono anche al centro storico, e in più chiedo anche un'apertura pomeridiana dell'ufficio postale di via Marconi, proprio per consentire a tanti di poter usufruire al meglio dei servizi dell'ufficio postale, e questo sarebbe sicuramente anche un deterrente per le file interminabili che si stanno creando.
Io voglio far notare che questa situazione è andata avanti quest'estate anche con il solleone a 40 gradi, però adesso si sta approssimando l'inverno, per cui ci sarà sicuramente vento, ci sarà pioggia, ci sarà neve, e credo che sia impossibile che i nostri cittadini e i nostri anziani siano in questa situazione. Quindi chiedo con forza all'amministrazione postale un'apertura pomeridiana dell'ufficio di via Marconi e una riapertura, ormai da tempo è chiuso, l'ufficio postale di via Torretta. Io mi sono rivolto al prefetto perché credo che il prefetto, quando ci sono problematiche inerenti ai cittadini importanti come questa, sicuramente prende in considerazione la mia richiesta, e naturalmente anche all'ente Poste ho inviato la richiesta molto precisa e circostanziata per all'ente Poste nazionale, proprio perché credo che sia un problema da risolvere, perché non possiamo più andare avanti in questa situazione. Dopo il rifacimento della piazza di Via Inghilterra è stata la volta del parco di Colle Macchiuzzo, dove sono state installate nuove giostrine per bambini. L'intenzione dell'amministrazione comunale di Termoli è di riqualificare le aree verdi della città per permettere a tutti di trascorrere diverse ore della giornata all'aria aperta e in aree attrezzate. Avvisi su terzo settore e servizi prima infanzia, bando dal 1° ottobre, risorse raddoppiate per nuove opportunità. 100 milioni di fondi nazionali da spalmare su tutto il territorio per il terzo settore, una opportunità importante che si accosta al sostegno per i servizi prima infanzia, due provvedimenti approvati dalla Giunta regionale, attenzione rivolta ad accordi di programma per il sostegno e lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore iscritte all'anagrafe delle Onlus. Quanto alla prima infanzia, invece, l'avviso è rivolto ai comuni molisani per il finanziamento e l'attivazione di servizi educativi. Verranno in tal caso finanziati progetti specifici in forma singola ed associata. Il punto sulle misure è stato fatto a Palazzo Vitale in un incontro con il governatore Donato Toma e l'assessore regionale alle politiche sociali Michele Marone. Questo è un grande risultato che abbiamo raggiunto in punta di piedi, ma con grande decisione, per il lavoro fatto in conferenza delle regioni. Dapprima nella commissione welfare della conferenza e poi in conferenza unificata da parte del Presidente. Siamo riusciti con forza anche a far raddoppiare il fondo nazionale originario di 50 milioni e quest'anno sono stati aggiunti altri 50 milioni in considerazione delle difficoltà connesse alla pandemia da Covid-19. Per cui questo raddoppio ha consentito la distribuzione su tutto il territorio nazionale di altri fondi, per cui oggi soltanto per il terzo settore e per le organizzazioni di promozione sociale, per l'associazione di volontariato, abbiamo metteremo a bando la somma di ben 1.651.000 euro circa da distribuire sulla regione Molise. Entrambi gli avvisi saranno pubblicati giovedì 1 ottobre sul bollettino ufficiale della regione Molise. Agricoltura e innovazione. Importante salvaguardare il Molise dall'installazione di mega impianti energetici, la politica chiamata a sostenere il territorio e gli agricoltori. Torniamo a parlare dell'importanza delle energie rinnovabili e della tutela dell'ambiente. Importante soprattutto ora sostenere e preservare il territorio affinché venga conservato il suolo e la qualità dell'aria e della produzione agricola. La Confederazione dei Coltivatori parla proprio di tale tematica e invita a preservare il Molise da qualunque forma di realizzazione di mega impianti energetici. Proprio il tema energetico e dell'ambiente crea un binomio di cui negli ultimi tempi si fa un gran parlare in termini altamente positivi, ma proprio in questo contesto potrebbero però insinuarsi maggiori rischi. Infatti, ha spiegato Coldiretti, specie in un periodo come quello che stiamo vivendo, segnato dalla crisi del Covid-19, fatto di difficoltà, diventa facile per grandi società offrire cifre da capogiro agli agricoltori per convincerli a vendere i propri terreni da modificare, poi al costo di un ecosostenibile
sostenibilità, che andrebbe però ad impattare un territorio e degli spazi vitali agricoli. Un quadro a tinte fosche che mal si adatterebbe al Molise, dove la natura incontaminata e le eccellenze enogastronomiche del territorio costituiscono un vero e proprio volano per la ripresa economica, segnata da uno spopolamento che sta causando evidenti e forse irrimediabili conseguenze negative in termini di impoverimento socio-economico dell'intera regione. Al momento inoltre pare vi sia anche l'aumento di richieste dell'installazione di impianti eolici e fotovoltaici in Basso Molise, seguita però da una presa di posizione dei sindaci aderenti al biodistretto frentano, che si sono riuniti per cercare una linea comune da tenere per arginare tale fenomeno. Il finale di Sonica Poietica 2020, rassegna musicale prodotta dalla Fondazione Molise Cultura, si concluderà a sorpresa il 24 ottobre con il concerto del più celebre gruppo della musica partenopea, la nuova compagnia di canto popolare che dopo 50 anni di attività e numerosi riconoscimenti ottenuti si è aggiudicato quest'anno la prestigiosa targa Tenco come miglior album in dialetto. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Sereno poco nuvoloso oggi su gran parte del Molise, possibili nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature sono comprese tra la minima di 11 gradi ad Isernia e la massima di 21 gradi a Termoli. Dalla sera cielo stellato, domattina ancora soleggiato, mosso il mare Adriatico, venti da moderati a forti nord-occidentali. Buona la prima per il Matese all'esordio nel torneo di calcio di Serie D, eloquente il 4-0 allo stadio Civitelle contro l'Olimpia Agnonese. La neopromossa Matese ha imposto ritmi sostenuti sin dai primi minuti di gioco al cospetto della più inesperta formazione di casa dell'Agnonese, sfruttando le difficoltà dei molisani, partiti in forte ritardo nella preparazione estiva. La formazione di Corrado Urbano ha sciorinato una prima frazione di alta intensità andando ripetutamente a bersaglio. Siamo stati bravi a sbloccare subito il risultato e poi, una volta che abbiamo sbloccato il risultato, continuando con una grande pressione, siamo riusciti anche a fare il secondo e il terzo gol. Poi abbiamo gestito abbastanza bene il risultato e alla fine sono molto contento per l'approccio che hanno avuto i ragazzi, perché, ripeto, mi è piaciuta molto la prima mezz'ora, perché hanno fatto quello che gli avevo chiesto io. Poi noi abbiamo ancora, secondo me, margini di miglioramento, possiamo ancora migliorare soprattutto nella gestione della palla, soprattutto nella gestione delle partite. Però, considerando che questo è un gruppo nuovo, formato quasi da 20 calciatori nuovi, siamo partiti il 17 agosto, credo che i ragazzi stiano lavorando molto bene e sono fiducioso per il futuro. È stata un po' una scelta nostra quella di partire forte, proprio andare ad aggredire alto. Sapevamo che loro, io ho visto un po' qualche filmato della partita che avevano giocato, l'amichevole che avevano giocato a Cassino, e ho visto che, insomma, la squadra l'Agnonese nelle intenzioni è quella di iniziare l'azione dal basso. Noi per scelta siamo andati ad aggredirli al limite dell'area loro e abbiamo riconquistato 2-3 volte palloni importanti su cui poi siamo stati pericolosi e siamo riusciti a sbloccare la partita. Credo che nel momento in cui l'abbiamo sbloccata poi siamo stati bravi a fare il secondo gol subito e, come ho detto prima, nella prima mezz'ora la mia squadra mi è piaciuta molto. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, di raggiungere il prima possibile la salvezza, visto che siamo una neopromossa, e credo che se la squadra continua a crescere
in questa maniera possiamo raggiungere l'obiettivo, però mi limito ad analizzare soltanto la partita di oggi e dico che sono molto soddisfatto. Per la giovane squadra dell'Olimpia Agnonese ci sarà da faticare non poco per risalire la china e centrare l'obiettivo salvezza nel girone F della Serie D. La cestista del battipaglia Amber Melgoza con 41 punti è stata la migliore realizzatrice del doppio confronto amichevole giocato al Palavazzieri di Campobasso contro il quintetto locale della Magnolia. 74-56 nella prima gara e 81-64 nel secondo confronto, sempre per le rossoblu molisane. Per quest'ultime si sono messe particolarmente in evidenza sotto canestro le straniere Giardina e Ostarello. Chiude al terzo posto lo slalom Rocca Novara di Sicilia Fabio Emanuele, che resta comunque in testa alla classifica tricolore seguito da Venanzio. Una gara, quella in terra isolana, nella quale il driver molisano ha dovuto fare i conti con un asfalto che ha creato difficoltà di gestione della sua osella. Giuseppe Generelli, ciclista della Molise Tour Bike, è l'unico atleta molisano ai nastri di partenza dell'Appennina MTB, gara su 7 tappe tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Nell'edizione 2020 sono iscritti ciclisti provenienti da tutto il mondo. La prova sulle due ruote terminerà sabato 3 ottobre. E con questo è davvero tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.